sarà, sarà. Ecco, innanzitutto un grazie particolare a tutti voi che avete voluto onorare questa festa, questa ricorrenza, e voluto proprio fare questa ricorrenza in onore del papà, perché col papà e la mamma sono partiti a fare qualcosa di... Grazie. Sono partiti qualcosa di piccolo allora, e oggi invece ci troviamo in una realtà che per il suo compito e per le sue, i suoi articoli, diciamo che si colloca bene nel suo mondo industriale. Si è fatto quello che si è potuto fare con le nostre competenze, con le nostre forze. Direi che è iniziato tutto da io ero piccolo, lo zio Cirillo, che ha dato il via un po' al papà e alla mamma, stimolando mio padre a cominciare a tornire qualche cosa sotto casa, fai qualche cosa. E siamo partiti in sordina sotto questo impulso che ha dato lo zio. La mamma ha smesso di fare la sarta e siamo arrivati fin qua. Non siamo arrivati soli però fin qua, perché diciamo le mie capacità sono sempre state un po' limitate, non è che ho fatto grandi studi, grandi cose, sono un praticore, però ho trovato dei buoni clienti, dei buoni collaboratori, dei buoni fornitori che siete voi tutti. Ho trovato dei dipendenti attaccati all'azienda che vi hanno fatto crescere, ho trovato dei ottimi fornitori, e avete visto cosa abbiamo di là, ottimi fornitori che hanno aiutato l'azienda a crescere, dei fornitori ottimi e dei clienti internazionali che hanno creduto in noi, creduto nella filiera che abbiamo creato, e siamo arrivati fin qua. Perciò io credo che un applauso tutti noi dovremmo darci, perché io senza di voi non avrei fatto, e anche qualcuno che manca, che non ho potuto essere qua presente, non avrei fatto quello che ho potuto fare. In modo particolare anche ho cercato di ricordarvi della storia della mamma. Un saluto particolare a Treccani, che è stato il primo banchiere o bancario che ha aperto il conto alla mamma, perché dovete sapere che la mamma a piedi da Lumezzane Valle, per chi conosce Lumezzane, è andata a Lumezzane Piatucco per aprire un conto. Non gliel'hanno aperto, lei a piedi da Piatucco, non dico la banca, a parte che non c'è più, è andata alla popolare di Lumezzane, ha trovato Treccani, gli ha detto: signora, ma io lo apriamo volentieri e gli cambio anche l'assegno. E così è stato e siamo partiti. Perciò un grazie all'amico Treccani che ha dato il via a questa azienda. Ho fatto fatica a trovare il nominativo, poi alla in verità il figlio lavora con un'azienda che collabora con noi, perciò è diventato facile. Perciò grazie. Un grazie particolare a tutti i miei dipendenti, perché veramente mi avete dato, sostenuto anche su delle cose che magari voi trovate impossibili a fare, e io vi ho stimolato. Io saluto tutti e non posso nominare uno per uno tutti, se trattate tutti grandi, nomino un dipendente che non c'è più e farei un grande applauso. A Bottarelli Guglielmo, che non c'è più. E io direi che questi ringraziamenti basta, la storia è questa, e spero che il figlio e il nipote proseguiranno con fortuna la strada.
Buonasera a tutti. Abbiamo sentito dalle parole di quel Domenico la storia di questa ditta. 50 anni di Domenico sono un tempo enorme, se vogliamo guardare. Hai ricordato tuo papà e saluto tua mamma che è presente, che sono stati gli artefici di questa vicenda, di questa, se possiamo chiamarla anche scommessa. Una scommessa fatta con amore, con impegno, con dedizione, perché con queste prerogative non si fa nulla. Tu hai avuto la fortuna davvero di avere dei genitori lungimiranti che si sono impegnati e, ripeto, dei collaboratori, l'ho detto, lascio parlare, che il valore aggiunto della tua vita sono i tuoi dipendenti. È chiaro che è un rapporto reciproco di stima, ma davvero io ho la percezione di una realtà straordinaria. Oggi probabilmente ci siamo resi conto che anche a Salvio, in un territorio, se vogliamo, marginale, abbiamo una realtà straordinaria che ha il contatto con il mondo. E davvero è una vita di cui andiamo orgogliosi, una realtà importante, perché davvero oggi rimanere al passo col mondo vuol dire usare l'intelligenza, usare, voglio dire, anche tutte le possibilità che lo Stato, le leggi ci consentono, ma davvero la differenza la fa sempre l'uomo e il suo impegno. Ecco, noi come amministratore comunale abbiamo pensato a un piccolo riconoscimento, perché dobbiamo ringraziare la ditta Davvera Valerio per l'importanza che dà il lavoro alla nostra comunità, ma devo sottolineare anche la vicinanza alla comunità in tanti momenti e soprattutto in questi momenti anche di difficoltà. Dobbiamo dire con cuore aperto che la vita davvero è sempre vicino alla nostra comunità. Adesso mi permetto di mettere per la sua vita. La ditta davvero Valerio compie 50 anni e questo è un grande traguardo. Un pensiero riconoscente va alla memoria di chi l'ha fondata e da coloro che ne continuano l'attività con competenza, serietà, dedizione e sensibilità verso i problemi occupazionali e sociali. L'amministrazione comunale di Sapiacese, ben conoscendo il prezioso ruolo svolto dalla ditta per la comunità locale e per la Valle Sabbia, si associa alla gioia e alla soddisfazione dei titolari, ringraziandoli per il contributo dato alla vita del Paese. Grazie. Ed ora c'è, allora, anzi Marica, prendiamo il, perché c'è una piccola sorpresa, anzi una grande sorpresa, che il presidente vuole fare. Abbiamo detto che volevamo premiare due persone, una l'abbiamo premiata. Sì, ma l'altra adesso. E l'altra la vogliamo premiare adesso. E questa persona è mamma Angela, alla quale